che finalmente stiamo immaginando da almeno un decennio. Ed è bella questa idea che hai avuto di Vedelago, che è assolutamente tua, è una paternità tua e che devo dire sta girando anche su Facebook in mano a chi magari non sapeva manco dove fosse Vedelago. Facciamo proprio un tempo supplementare come nel basket, dando la parola all'onorevole Pietro Diodato. Chiedo scusa, mi dispiace ovviamente anche per una questione di stile, diciamo, di scaletta intervenire dopo il candidato sindaco, però anche in città a Napoli siamo impegnati e sono stato ad una manifestazione. La mia è una presenza politica, è una testimonianza di affetto e di fede nei confronti di un impegno che hanno assunto gli amici di FLI a Sassuolo. Questo laboratorio politico, che probabilmente nella confusione generale non sarà immediatamente apprezzato, vuole essere una pietra iniziale rispetto ad una costruzione, soprattutto nella provincia di Napoli, che si deve avvalere per cercare di ribaltare alcuni sistemi collusi con i clan camorristici, di una larga condivisione al di là di appartenenze ideologiche e quant'altro. Noi dobbiamo essere accomunati dal filo conduttore dei requisiti fondamentali di tipo morale nell'accesso e nella gestione della cosa pubblica. Siccome io vengo da un'esperienza dalla quale sono uscito per questo tipo di ragioni, io credo che Casoria sia davvero il primo esempio per dare una spallata alle amministrazioni che sono strettamente collegate ai clan criminali della provincia di Napoli. Quindi questa è una coalizione e sarà dopo una giunta di salute pubblica per liberare non solo Casoria ma tutto l'Interland napoletano dalla paura. Grazie l'onorevole Diodato, noi chiudiamo apprezzando nuovamente quello che è il lavoro di Sergio Marchetti, mi è venuta un'idea, vota Carfora perché questa amministrazione è trasparente come l'acqua. Buonasera a tutti. Anche perché dobbiamo parlare un po'.